Questo mese è un mese molto importante perché ogni giorno di questo mese ti inviterò a fare una cosa, concederti del tempo per te, del tempo prezioso per te, perché passiamo parte della nostra vita a fare veramente tante cose, ci riempiamo le nostre giornate di impegni perché il lavoro, la casa, la famiglia, la società ci impongono questi impegni, ma a volte un po' ce li imponiamo anche noi, abbiamo tanti doverismi che si attivano, cioè nel senso che se noi non facciamo una cosa a volte non è che succede niente, possiamo anche rimandarla al giorno dopo. E questo esercizio è molto utile per chi ha questo atteggiamento di devo fare questo, devo fare quest'altro, questo impegno, queste scadenze, cercare di essere molto ligio, molto, molto preciso nei confronti degli impegni che ha, dimenticando però di prendersi un impegno, forse tra i più importanti, che è quello con se stesso. Allora l'invito è questo. Ogni giorno per questo mese trova un momento nell'arco della giornata solo per te. Ci saranno dei giorni in cui sarà più facile e magari quel tempo sarà un'ora o due ore, in cui magari dirai adesso prendo, lascio il telefono a casa, vado a farmi una passeggiata in un bosco e sto per un'ora a camminare in mezzo ai boschi. Altri giorni in cui magari potrà essere più complicato perché magari è una giornata della settimana in cui ci sono tanti progetti, tanti impegni lavorativi, e però in ogni caso non tralasciarlo l'esercizio. Prendi anche solo qualche minuto per fare una cosa solo per te. Leggi due pagine del tuo libro preferito, fatti una doccia un pochino più lunga del solito, prenditi del tempo per fare una cosa che ti piace, fare un disegno, colorare, o anche la sera, anziché magari, non lo so, mettere a posto casa o pulire, guardati 10 minuti di televisione, se è una cosa che magari non riesci a ritagliarti, non riesci a fare spesso. Trova una cosa che sia solo per te, questo famoso me time, un tempo soltanto con te stesso da fare ogni giorno per tutti questi 30 giorni.